La scacchiera davanti allo specchio. Favola di Massimo Bontempelli. Adattamento radiofonico di Giuseppe Borrelli. Compagnia di prosa di Firenze della Radio Televisione Italiana. Massimo Fausta Mazzucchelli. Il re bianco Corrado Gaipa. Il re nero Tino Erler. La nonna Giuliana Corbellini. Il ladro Franco Luzzi. Il manichino Fernando Farese. Lo specchiaro Rodolfo Martini e inoltre Nella Barbieri, Corrado De Cristofaro, Anna Giunti, Gualberto Giunti, Diego Michelotti, Marcella Novelli, Wanda Pasquini, Giorgio Piamonti, Gianni Pietrasanta, Franco Sabani. Regia di Amerigo Gomez. Ora tocca a lei. Già. Dunque, cavallo, alfiere, regina no. Benissimo. Alfiere avanza. A lei. Grazie. Alfiere mangiato. Incredibile. Avete visto? Con gli scacchi bisogna stare attenti. Ma io non ci capisco nulla. Tocca a lei, prego. Sì, sì. Vediamo un po'. Il re, l'alfiere, la regina no, sempre bloccata. Dunque, cavallo. Ecco, a lei. Grazie. Fatto. La partita si fa interessante. Sarà, ma io... Lei non sa giocare a scacchi? Non sono mai riuscito a imparare. Guardo, tento, ma non riesco. Chi non sa giocare a scacchi non sa ragionare. Chi non sa ragionare non sa cavarsela nelle difficoltà della vita. Chi non sa cavarsela è un uomo da nulla. Così tutto, in certo qual modo... dipende dagli scacchi. Capisce? Oh, sì. Sa. Ma certo, osservi la partita. Aspetta la sua mossa. Sì, sì. Bisogna ragionarci un poco. Vede? Ragionare. Osservi la partita. Dunque, muovendo la regina... no, il solito pericolo. Il re neppure. 1, 2, 3, 4 caselle. No, questa pedina... Il cavallo, diamine, con la torre. Ma sì, presto potrei tentare lo scacco matto. Ecco. Massimo? Eccomi. Questa è la stanza. Entra. E non uscirai di qui finché non veniamo ad aprirti. Ma è naturale. Se non venite ad aprirmi, come faccio ad uscire? Impertinente. Entra. E sta attento a quello specchio, che non è da rompere. Cosa, lo specchio? Sì. Oh, ma lo so che gli specchi non sono fatti per romperli. Sei incorreggibile. E non toccare quella scacchiera. Quale? Quella che sta sul caminetto, non vedi, davanti allo specchio. Va bene. Un po' di prigione, ecco tutto. È meglio chiuderla questa finestra, tanto non si vede niente di bello. Aspetterò. Ci fosse almeno una sedia, un tavolino, qualcosa in questa stanza. Ma che, vuota. La scacchiera che sta sul caminetto dice che non devo toccarla. Pazienza. Almeno potrei giocare con quelle pedine di legno. Sono così carine. Ce ne sono di bianche e di nere e si riflettono tutte nello specchio. Eh sì, perché il vetro sta un po' inclinato. Così tutte le pedine diventano doppie. Quelle dentro allo specchio, però, sembrano più belle, più colorate. Già, è la luce che le fa sembrare così. Quello è il re bianco. E quella è l'immagine che se ne vede nello specchio. È uguale, ma a guardare bene sembra più superba. Anche la torre riflessa nello specchio sembra più grande. Io però vorrei vedermi nello specchio, ma non ci riesco. Sta troppo in alto. Peccato. Proviamo di qua. Niente. Ci fosse almeno una sedia, ma che... Però io penso una cosa. In quello specchio c'è tutto quello che c'è in questa stanza.
la parete azzurra, la scacchiera, i pezzi. Dunque, anche se non mi vedo, ci devo essere anch'io. Ma sì, è naturale. Anche se non mi vedo, ci sono anch'io nello specchio. Certo che ci sei. Sei qui sotto. Vieni anche tu di qua nello specchio e ti vedrai. Verrei volentieri, ma prima di tutto non so come fare. E in secondo luogo, ella deve sapere che mi hanno ordinato di non muovermi di qui finché non vengono ad aprirmi. Oh, ma mi dica, chi è lei? Mi vedi benissimo, no? Sì, lei mi guarda in un modo. Appunto, sono il re bianco. Per meglio dire, l'immagine di quel re bianco che sta nella scacchiera. Dunque, non ci vuoi venire nello specchio? Sì, ma se vengono i miei e non mi trovano? Non preoccuparti, tu e la tua immagine siete due, come io e quel re bianco di legno. Quindi, anche se tu vieni di qua nello specchio, la tua immagine passerà di là, nella stanza. Capisci? Così ci sarà sempre qualcuno per qualunque evenienza. Bene, ma rimane sempre una difficoltà. Non so come fare a venirci. Se ella volesse insegnarmi. Con la volontà si riesce a tutto. Con la volontà, me lo hanno detto tutti. Il babbo, la mamma, il maestro, i parenti, uffa! E mi arrabbio quando lo sento ripetere, perché se fosse vero che con la volontà si riesce a tutto, io riuscirei, che ne ho tanta voglia, a cogliere le mele dell'albero del giardino di faccia alla scuola, dove c'è un grande muro di cinta tutto pieno di cocci di vetro, ecco. Riuscirei a volare fuori dalla finestra e andarmene fin dove c'è il mare. Riuscirei ad avere subito 18 anni, ecco, invece no. E anche lei mi viene a dire che con la volontà si riesce a tutto. E poi proprio ad entrare dove sta ella, signor Re Bianco, nello specchio. Ma certo. Ora sei troppo ragazzo, ma un giorno capirai. Ti sei fatto tutto rosso. Io? Allora, vuoi venire di qua? Sì, ma io non so come devo fare. Ti aiuterò. Chiudi gli occhi e tienili ben serrati. Così? Così? Va bene? Va bene? Pure. Sì, signore Bianco. Visto? Siamo arrivati. Tutto intorno si vede una pianura sterminata. Già, questo è il nostro regno. È immenso. Oh, ma lei, signore Bianco, è diventato grande. Grande come me. Ti presento il collega. Il re nero. Siamo avversari sulla scacchiera, ma qui buoni amici. Salute. Salute, signor re nero. Non risponde. Non farci caso. Ma dove siamo propriamente? Siamo di qua. Di qua dallo specchio. Ma io credevo fosse tal quale come di là. Una stanza con un caminetto, con una parete azzurra. Infatti, appena passato lo specchio, c'è tutto questo, tutto uguale, fino alla parete azzurra. Ma dopo la parete, tutto cambia. Noi abbiamo già fatto del cammino. Non me ne sono accorto. In questo mondo di qua si cammina in modo speciale. Però, signor Re Bianco, questa pianura è un po' insignificante, non le pare? Perché? Oh, nel mondo le pianure sono belle quasi come il mare. Ci si vedono bei tramonti, cieli pieni di azzurro e di nuvole, panorami sfumati, ma qui no.
Il cielo è una desolazione e la luce è una cosa morta, non vede? Tutta ferma, uguale. E il mare non c'è qui. No, mi dispiace. Perché farmi, ragazzo? Oh, così, signor Rennero, domandavo. E montagne? Neppure. E alberi, fiumi? Nulla. Non c'è che spazio. Lo vedo. Ma che succede? Signore Bianco, chi sono? Niente, sono tutti i pezzi della scacchiera. E occorre fare quel baccano? Che hanno? Nulla, non sanno che fare e si divertono. Conoscono la morra? Si divertono. Oh, vengono le regine. Ascolta. Mie care. Chi è questo qui? E chi lo sa? È un mio amico. Sono cose dell'altro mondo. Che strane queste regine, mi hanno chiamato questo qui. Il bello che stanno sempre assieme. Scusi l'indiscrezione, signore Bianco, ma questo spazio è tutto per loro. Per loro chi? Per loro, intendo i pezzi, voglio dire. Tu sai poco, ragazzo mio. Questo spazio è infinito e nelle sue varie parti si trovano un po' qua e un po' là niente meno che tutte le immagini di tutti coloro che si sono guardati anche una sola volta nello specchio. Tutti gli specchi del mondo sono fatti così. Ah sì? Certo, ti meravigli. Ogni specchio corrisponde uno spazio infinito e vi si vengono a rifugiare, a conservare tutte le immagini di quelli che ci si sono guardati dentro. Anche bambini? Sì, e bambini, uomini, donne. Andiamo un po' in giro. Prima stava laggiù. Abbiamo fatto molto cammino. Non me ne sono accorto. Qui si cammina in un modo diverso, te l'ho già detto. Infatti, però la pianura è sempre la stessa, sempre insignificante, vuota. Vedi quanta gente? Sì, uomini e donne. Sembrano un po' annoiati. Chi sono? Le immagini di gente che si è specchiata molti anni fa. Oh, signore Bianco. Cosa? Quella donna mi guarda in un modo curioso. Perché ride? Vieni qua, Massimo. A me? Sai chi sono? No, signora. Io non l'ho mai vista. Sono la tua nonna. La mia nonna? Scusi, signora, ma credo che lei si inganni. Io non ho mai conosciuto la mia nonna, ma so che le nonne sono tutte donne molto anziane con i capelli bianchi. Lei invece è una signora giovane giovane. Anche le nonne prima di essere vecchie erano giovani. Impossibile. Quando mi sono guardata la prima volta in quello specchio, avevo 22 anni. Avevo appena preso marito. Hai capito? Beh, non avrebbe niente di bello da farmi vedere. Come? Trovi la tua nonna che non avevi mai conosciuta e vai cercando di vedere qualcos'altro? Si capisce che non hai il senso della famiglia. Mi scusi, ma capirà. Io sono qui di passaggio e mi piacerebbe approfittarne per vedere tutte le curiosità locali. Potevi portarti la guida del touring. Oh, e lei chi è? Sono un ladro. Oh. Mi è accaduta una cosa buffissima. Avevo già fatto una certa carriera con abbastanza fortuna. Come sarebbe a dire? Sarebbe a dire senza farmi prendere. E invece? A
avvenne che una notte d'estate riuscì a entrare nella casa di questa signora. Oh, si capisce perché noi stavamo in villeggiatura. Appunto. Ora, avevo messo assieme un bel fagotto di argenteria, gioielli, oggetti vari, quando mi venne in mente di entrare in una camera che non avevo ancora visitata. Era proprio quella dello specchio. È vero. E siccome era una chiara notte di luna, ad un tratto intravedo in faccia a me un brutto ceffo che mi guardava. Ebbene? Me la diedi a gambe. Ma appena giù in giardino mi accorsi della mia bestialità. Quale? Non hai capito. Quel brutto ceffo che avevo intravisto nella camera non era nessuno, ero io. Io in quel maledetto specchio. Oh, bella. E poi? E poi il mattino mi presero e fui condannato a parecchi anni di prigione. Finita la prigione me ne sono andato in America e ora sono ancora là. Come, come? Lei è in America? Si intende quell'altro, la mia persona, come si dice... Io sono l'immagine rimasta in quello specchio della Valora. Beh, visto che ci troviamo tutti in famiglia, potremmo fare una passeggiata. Sì, sì. Andiamogli appresso. Vieni. Fermiamoci, signore Bianco. Perché non facciamo qualcosa? Certamente. Tanto è inutile passeggiare. Non c'è nulla da vedere. È così vuoto questo mondo, sempre uguale dappertutto. Aspettiamo che ci sia qualcun altro. Ma sì, guardi quanta gente sta passando. Se si uniscono a noi potremo divertirci. Ehi, voi! Venite qua! Vengono, vengono, ci hanno visti. Chi siete voi due? Mi pare di averli già visti. Siamo due pacchini. Oh, mi ricordo, quelli che portarono la mobilia a casa nostra. E io sono la Fantesca. Bene, bene, ci divertiremo. Chiamiamo anche quei due che stanno avanti, quell'uomo e quella donna. Stanno venendo. Siete due ballerini, voi. Io sono una cantante. Io un ballerino. Sentite, potreste dirci chi di noi due è più alto? Oh, ditelo, non sono più alta io. Oh, tutti e due. Certo, tutti e due. Non lo sapremo mai. Che rabbia, ditecelo. Ma no, ora siamo in molti e si farà qualche cosa, vero, signore Bianco? E che cosa diavolo vuoi fare? Mi pare che siate degli oziosi. Perché? Qui non si mangia. Non si hanno oggetti o libri, nulla. Qui non c'è né giorno né notte. Non ci sono intemperie da cui difenderci. E neppure abbiamo avvenire, perché non diventiamo mai vecchi. Perché siamo eterni. Almeno fino al giorno. Fino al giorno? Credo che il giorno che si rompesse il nostro specchio per noi sarebbe finita. Tutte le immagini di qui scomparirebbero. Per questo si dice che rompere gli specchi porta disgrazia. E sarà. Mi dica, signore Bianco. Che c'è? Voi qui non avete oggetti. Eppure nello specchio si saranno riflessi chissà quanti oggetti come tavolini, sedie, fiori. Ah, no. Nello specchio rimangono soltanto le immagini di coloro che si sono visti. Dunque soltanto creature animate. Ma scusi, loro. Loro, via, del gioco degli scacchi, non sono oggetti. Come? Oggetti? Perché ride? Hai fatto proprio ridere di gusto. Io? Tutti gli uomini sono superbi e ignoranti. E insegnano anche a voi, ragazzi, ad essere superbi e ignoranti, fino al punto di non sapere che noi, i pezzi del gioco degli scacchi, siamo le creature più importanti del creato, le sole eterne. Oh, è tempo di dire le cose come stanno. Devi sapere che i pezzi degli scacchi sono molto, molto più antichi degli uomini, i quali uomini sono fatti a nostra imitazione e sono una specie di pedoni con alfieri, re, regine e cavalli. E tutto quello che accade tra gli uomini, specialmente le cose più importanti, quelle che si studiano poi nella storia, non sono altro che imitazioni confuse di grandi partite a scacchi giocate tra noi. Hai capito? Noi siamo gli esemplari, i governatori dell'umanità. Beh, se lo dice lei. Massimo! Ah, vengono gli amici. Ma che fate? Perché non state...
fuori. Eccoci! Bisogna fare qualcosa, giocare, ballare. Ballare! Ballare! Povero re, è un po' illuso. I governatori dell'umanità. E pensare che l'altro giorno un alfiere ed un re erano rimasti, uno senza testa e l'altro senza corona, e il falegname me li ha aggiustati con due pezzetti di legno e gli ho dato una lira e 75 compresa la colla. C'è proprio da ridere. I governatori. Signore Bianco! Ora vedrai qualcosa. Tua nonna e il ladro, la cantante e il ballerino, hanno deciso di danzare. Anche gli altri? Sì, sì. Balleranno e faranno un po' di lotta, come se fosse sport. Lotta? Sì, qui tutto è diverso. Quando quelli ballano, si prendono a schiaffi, a pugni, si lanciano per aria. Fanno un po' di tutto, insomma. Sentirai che baccano. Osserva. Ah, eccoli che incominciano. Fanno compassione. E questo sarebbe il ballo? Quella povera vecchia l'hanno scaraventata in aria. Ah, oh, che pugni si danno! Ma non sono stanchi? Non si sentono un po' indolenziti? Ma che? Non ci si stanca e non si sente neppure un po' di male. Per questo non c'è gusto. Mamma mia! Forza, riprendiamo il ballo! Avanti! Applausi! Hanno ripreso. Ah, ma che mondo di matti. Si dica quel che si voglia, ma io mi annoio. Ora me ne vado un po' in giro ad esplorare. Il re Bianco dice che non c'è nulla di bello da vedere, ma io non ci credo. E senza farmene accorgere, mi allontano. Oh, bene. Camminando lascio una bella impronta, così potrò tornare indietro. E speriamo di vedere qualcosa in questo mondo vuoto. Per adesso nulla. È tutto cammino sprecato. Farò altri 100 passi e poi tornerò indietro. 1, 2, 3, 4, 5. C'è qualcosa di strano in questo mio camminare. 13, 14, 15, 35. Oh, fermiamoci un po'. Ma che? La stessa pianura e lo stesso cielo. Eppure mi sembra di camminare in un modo diverso. Ma certo, ora capisco. Sono in salita, non è più la pianura. Qui si sale. Avanti allora, troverò qualcosa da vedere. Camminato abbastanza. Niente, la stessa desolazione dappertutto e il silenzio. Il silenzio. Si sente qualcosa, un sussurrare leggero, un ronzio. È strano, ma è bello. È meraviglioso,
Ho udito il frusciare delle foglie. Forse mi trovo in mezzo a una foresta. Ma qui ci deve essere un fiume. Forse cammino sopra un ponte. Ma non vedo nulla. Ma dove sarà? Adesso dileguo anche il gorgoglio. Il mare. Lo sento benissimo. Intorno a me ci deve essere una spiaggia. Ma perché non la vedo? Non c'è che la solita pianura. Desolata. Che mondo è mai questo? Sento il mare e non lo vedo. Eppure devo scoprire che cos'è questo mistero. È meglio che vada avanti. Così, seguendo il terreno. È incredibile. Cammino ma non vedo mai nulla. Nulla di quello che sento. Ah, qui la pianura cessa. Ah, mi pare di scorgere qualcosa laggiù, in quel fossato tanto grande. Strano. Mi sembra che ci sia una quantità di oggetti diversi là dentro. Sì, è proprio così. Ci sono mobili, sedie, tavolini, mensole, cassettoni, tendami e anche fiori, vasi, cuscini, libri. Ma che diamine! In quel fossato c'è davvero un monte di roba, tutta ben disposta in modo da apparire un paesaggio armonioso. Eppure si sente sempre il mare e il vento. Da dove verranno? Forse dal fossato. È incredibile. Bisogna che vada a vedere. Sì. No, più in là non si va. Chi parla? Ho detto che non si va. Eppure qualcuno ha parlato, ma non vedo nessuno. A meno che non sia stato quel manichino da sarti senza braccia né testa. Scusa, eri tu che parlavi? E chi ha da essere? Beh, non so. E chi ha da essere? In mezzo a tutti questi oggetti, io sono la sola creatura dotata di intelligenza, di volontà e di parola. Vedo, vedo. E come ti chiami? Che domanda sciocca! C'è bisogno di avere un nome? Il nome serve agli uomini, ai cani e simili, altrimenti non sanno distinguersi. Io sono io. E basta. Ah, se basta a te, figurati a me. E che ci fai qui? Sono il re di tutte queste cose. Quegli oggetti nel fossato? Appunto. Tutte queste cose sono gli oggetti che furono riflessi un giorno o l'altro entro l'antichissimo specchio di cui sono il sovrano. Oh, ma allora che cosa mi ha detto il re bianco? Che cosa vuoi che sappia quell'imbecille? Non ti confondere con quella gente. Chissà quali diavolerie ti hanno messo in testa. Gli specchi sono fatti per ricevere ed eternare le immagini degli oggetti, come tu sai. Ci si riflettono anche gli uomini e le donne. Ma non ha importanza. Appena un oggetto è stato riflesso nello specchio, è fatta. La sua immagine rimane dentro e cammina e arriva qui, in questo luogo elevato, dove diventa immortale. Invece le immagini delle persone restano giù, nella regione inferiore. Infatti, per venire qui, si sale. Te ne sarai accorto? Sì, sì. E soltanto le immagini degli oggetti, creature superiori, possono salire. Quelle degli uomini, anime piatte, non possono. E gli scacchi? Quelle sono una cosa di mezzo tra le persone e gli oggetti. Qualche valore ce l'hanno, ma non tanto da arrivare quassù. Guarda, guarda. E tu chi sei? Io sono un manichino. Essendo il manichino, sono l'oggetto per eccellenza. L'oggetto, tant'è vero, sul quale gli uomini e le donne cercano di modellarsi per sembrare manichini anche loro. Mi dica, da che parte è il mare? Che mare? Sì, il mare, i fiumi, i boschi, in certi momenti si sentono così nettamente. Bene, ora mi dici che cosa c'è da ridere. Ma che mari? Ma che monti? Sono le voci di tutti questi oggetti, dei miei sudditi. Tutti gli oggetti, lo sai bene, provengono dagli alberi, dalla terra, dai sassi, dalle acque, dalle cose della natura, insomma. Ebbene. Perciò rimangono come carichi, impregnati delle varie voci della natura che diventano le loro voci. Con quelle discorrono tra loro. È così semplice? È vero. Hai ragione. E ora? Ora io torno giù perché ho da fare. E tu vattene per i fatti tuoi. Qua la mano. E arrivederci chissà quando. Qua? La mano? Ma
Ma se tu non ce l'hai? Oh, mi ha stretto davvero la mano, eppure ne era senza. Oh, che paura! Fuggiamo! Ehi, ma sei qui? E perché corri? Oh, è lei, signor Re Bianco. Dove sei andato? E quegli altri dove sono? Chi? Il ladro, la nonna e quel cantante. Quelli che prima ballavano. Ah, stanno più in là. Oh, guardi, signor Re Bianco. Che cos'è quella nuvola nera, bassa, bassa, che si avvicina? Quale nera? È bianca e nera. Sono loro. Loro chi? Ah, senta! Visto? Sì, sono tutti pezzi della scacchiera, le regine, i cavalli. E come marciano bene! Opla! Ora si sono fermati. Che aspettano? Ora vedrai una partita. A che? Una partita a scacchi. Non vedi che sul suolo c'è una grande scacchiera? Perbacco! È vero! Com'è grande! Ognuno al proprio posto! Pronti per la prima mossa! Ehi, signor Re Bianco, senta! Ma chi la gioca la partita? Senta, signor Re Bianco! Primo pedone, avanti! Terzo pedone, mossa! Ribattere col bianco! Avanti una casella, alfiere, mossa, cavallo, mossa. È proprio una partita a scacchi, solo che se la giocano essi stessi. I due re comandano e i pezzi si muovono automaticamente, precisi. Chissà chi vincerà. È divertente, non voglio perdere nulla. Nonna! Signor ladro, venite a vedere, è così bello! Ma che, se ne infischiano! Torre, avanti! Magnifico! E come avanzano! I due re, che bravi! Poveretto, quel pedone è stato mangiato, si vede! Ha fatto un salto ed è andato a finire fuori dalla scacchiera, per terra! Oh, un altro! E un altro ancora! Sembrano morti! Mi sono caduti proprio vicino! Scusi, signor alfiere nero! Per piacere, signorina Torre Bianca, è stata mangiata anche lei? Non sentono, sono proprio dei pezzi di legno. Ultimo pedone, ultimo cavallo, finito. Chi ha vinto, signor Re Bianco? Nessuno. Partita fatta. Ma eravamo già d'accordo di finirla così. Abbiamo fatto tanto per farti vedere. Scusi, maestà, ma chi l'ha giocata la partita? Chi dunque? Noi? Ma quando di là, nel mondo vero, due uomini giocano a scacchi? Fanno una buffonata. Non me ne parlare. È una caricatura, non conta niente. Le partite che contano sono quelle che giochiamo noi. E come ti ho detto, queste partite dirigono gli avvenimenti umani, come guerre e simili. Quelle che giocano gli uomini sono una contraffazione. Come sarebbe a dire? Sta che le persone vere, le persone reali, siamo proprio solamente noi, noi di qua nello specchio. Siete voi che non siete altro che immagini, altro che apparenze senza sostanza. Il mondo siamo noi. È proprio matto, lui e tutta la sua gente. Capito? Certo, signor Re Bianco, certo. È proprio come dice vostra maestà. E non se ne parli più. Ecchi! Ehi! Chi ha starnutato in quel modo? Quel ladro, quello che sta con tua nonna. Mi pareva un terremoto. Mi avete mandato a finire con le gambe all'aria. Con le gambe all'aria. Guardatelo com'è ridicolo con le gambe all'aria. Che colpa ne ho io? Occorre ridere così? Basta, signor ladro! Cosa avete? È ridicolo!
entrare nella mia stanza. Oddio, oddio, vengono contro di me. E quanti sono? Tutti quelli della scacchiera, i re, quella gente, quel ladraggio. E non posso neanche scappare, no? Eccoli! Aiuto! Non mi picchiate! Basta! 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 Che sarà accaduto? All'improvviso! Scappano tutti come indiavolati! Hanno avuto paura di quel boato! Ehi! Dove correte? Non mi lasciate solo! Aspettate! Sono fuggiti! Qualcosa di straordinario deve essere accaduto in questo mondo incredibile! Non mi rimane che tornare nella mia stanza! Certo, mi dispiace abbandonare questo paese unico. È stata una bella avventura e potrebbe durare ancora. No, no, no. Ho paura di questo silenzio. La pianura è così desolata, vuota. Sì, sì, meglio tornare nella stanza, nel mio mondo. Per entrare nello specchio dovete stringere gli occhi, ricordo. Vuol dire che farò lo stesso per ritornare. Addio, mondo d'immagini. Me ne vado. Stringo gli occhi, così, stretti. Ecco, forse ora ci sono. Vediamo. Oh no, sono ancora nella stessa pianura. Mamma mia, e come faccio adesso? Ci fosse almeno il mio re bianco. Oh, eccolo qua. Signor Re Bianco, mi sente? Che fa per terra? Sono io, che è successo? Che sia morto. Sta conficcato per terra. Proverò a tirarlo su. Com'è pesante, tutto irrigidito. Signor Re Bianco! Va bene. E che cosa è stato? Niente che ci riguardi. Sì, ma quelle grida, quella fuga generale, quel cataclisma. Suppongo che sia andato in pezzi lo specchio. Oh, come faccio? Oh, sono perduto. Che ti piglia? Oh, ma non capisce che se si è rotto lo specchio, io non potrò mai più, mai più tornare nella mia stanza, nella mia casa, nel mondo. Oh, mi aiuti lei, per carità. Non capisco. Stare di qua o stare di là non è la stessa cosa. Come? Beh, del resto può darsi che io mi sia ingannato. No, lei ora me lo dice così per consolarmi. Un momento. C'è ancora qualche speranza. E sarebbe. Forse lo specchio non si è rotto. E vedo della gente. Ehi, sentite. Che volete? Che cosa è stato? Avevamo creduto tutti che fosse la fine. E invece? E invece no. E allora? Erano gli abitanti di un altro specchio. È quello che si è rotto, non il nostro. Oh, ma che paura. Ma è certo. Il nostro specchio è ben solido, perbacco. Ma lei, scusi, chi è? Io. Io sono niente meno quello che ha fabbricato questo specchio circa 150 anni fa a Venezia. Sono, come vede, la persona più importante qua dentro. Tanto piacere, signor specchiaro, di fare la sua conoscenza. Oh, le pare. Il piacere è tutto mio. Arrivederci. Arrivederci. E adesso basta con questa storia. Voglio tornare nella mia stanza. Signor Re Bianco! Che c'è? Senta,
Se in questo istante capita qualcuno nella mia stanza, non gli accadrà di vedere la scacchiera davanti allo specchio senza vederne riflessa l'immagine? Nemmeno per idea. Nell'atto stesso in cui qualcuno volge lo sguardo allo specchio, noi lo sentiamo. Istantaneamente ci troviamo al nostro posto. Davvero? Certo. Beh, io passeggio un poco, eh? Bene, è quello che volevo sapere. Devo agire d'astuzia. Ho sonno e da un momento all'altro qualcuno può entrare nella stanza senza trovarmici. Se mi addormento, sono fritto. Il re bianco, al momento buono, si trova di là e io, che non so la strada, rimango qui per tutta la vita. Ah, ora faccio così. Afferro il re bianco e me lo tengo stretto, stretto tra le braccia. Anzi, me lo leggo al petto. Almeno sono sicuro di trovarmi nella stanza anche se mi prende il sonno. Signor Re Bianco! Che vuoi? Senta! Venga qua! Bene, così, bene. Ora non può più scappare. Lo leggo fortemente a me. Così quando lui tornerà al suo posto, io sarò trasportato dal suo stesso movimento. Oh, oh, ma che sonno. Massimo? Cosa fai così appoggiato con la schiena al muro? Niente, aspettavo che qualcuno venisse ad aprirmi. Avete ascoltato La scacchiera davanti allo specchio, favola di Massimo Bontempelli, adattamento radiofonico di Giuseppe Borrelli. Compagnia di prosa di Firenze della Radio Televisione Italiana. Massimo Fausta Mazzucchelli, il re bianco Corrado Gaipa, il re nero Tino Erler, la nonna Giuliana Corbellini, il ladro Franco Luzzi, il manichino Fernando Farese, lo specchiaro Rodolfo Martini e inoltre Nella Barbieri, Corrado De Cristofaro, Anna Giunti, Gualberto Giunti, Diego Michelotti, Marcella Novelli, Wanda Pasquini, Giorgio Piamonti, Gianni Pietrasanta, Franco Sabani. Regia di Amerigo Gomez.